Eccoci al quarto video e oggi parliamo di pull off e date note. La tecnica del pull off la possiamo considerare l'esatto contrario dell'hammer. Quindi noi prendiamo la corda e la spingiamo in fuori, ottenendo questo tipo di effetto. Bene. E la stessa cosa ovviamente per quanto riguarda la posizione di Sol. Questo caso abbiamo l'agevolazione che non abbiamo un'altra corda sotto. Si può realizzare questa tecnica anche nella parte centrale, qui è un po' più complicata. Il primo dito deve rimanere fermo sul re, il secondo si deve muovere appunto spostando. Stessa cosa possiamo fare sulla corda di re e sulla corda di sol. E questo ovviamente serve per poi facilitare l'esecuzione della dead note, quindi esercizi che vedrete successivamente. Per quanto riguarda la dead note, invece noi abbiamo le note stoppate, quindi otteniamo questo effetto, cioè noi non suoniamo il tasto, teniamo il dito sulla corda senza spingere, senza far toccare la tastiera, ottenendo questo effetto. Quindi anche in questo caso esercitarsi in questo modo, sia per quanto riguarda il pull-offs e le dead note. Quindi andiamo ad eseguire gli esercizi. Ed eccoci agli esercizi numero 1 e numero 3 della tecnica pull-offs del metodo Rock Slap and Funk. Adesso vediamo gli esercizi numero 2 e 3 suonati di seguito della tecnica Dead Note.